Imbonvincibile, extraterrevole, imbarzizzabile. Chi è? Televisibile, canterellevole e più godibile. Chi è? Marzolino. Marzolino, Marzolino tarantola, uè! Zurellabile, che dicevole, indemassabile. Chi è? Marzolino tarantola, uè! Marzolino, fraga! Edizione straordinaria, i concorrenti al Gran Premio Atlantico sono pronti alla partenza. Tutti particolari sulla corsa del secolo. Il re San Francisco Parigi sta per avere inizio. Qualche domanda al concorrente più misterioso, il professor Moriarty. Perché si rifiuta di mostrare la sua vettura prima della partenza, professore? Ah, fatevi fatti vostri e lasciatevi in pace. Questa corsa avrà un unico vincitore. Io. Ma guarda che caratterino. Ed ecco i concorrenti a prestarsi al nastro di partenza. Chi vincerà il favoloso premio di $500,000 messo in palio dall'organizzazione? Si sta facendo nuvolo. Speriamo che non piova. Ma non è una nuvola, è una nave volante. Scusate, lor signori sanno indicarmi dov'è che si accettano le iscrizioni per questa corsa? Perbacco, a pochi minuti dalla partenza si presenta un altro concorrente. Un arrivo sensazionale. Qual è il suo nome, signore? Il mio nome è Alfred, signori, ma io sono un semplice maggiordomo. Sarà il mio padrone il partecipante accreditato a concorrere al premio di $500,000. Equipaggio? Fate scendere la vettura. Signori, Marzolino Tarantola. Alfred, sbriga tu le pratiche per l'iscrizione, prego, e raggiungici al nastro di partenza. Ah, questa non ci voleva, ma vorrei parlare turba i miei malefici piani, eh? Vado subito a fare una visitina alla sua macchina, professore. Stai fermo, imbecille! Queste cose si fanno senza testimoni. E la strada da qui a New York è lunga. Tutti ai posti di partenza? Bene, signori! Parigi vi attende! Via! Tremate, omuncoli! Arriva il professor Moriarty! Dimmi, perfidio! Sì. Cosa succederà agli altri concorrenti? Professore, che ridere! Che ridere! Al numero uno si stancheranno le ruote anteriori. Il numero due, tre e quattro avranno nuove meccaniche. E al numero 5? Cosa succederà al numero 5? Al numero 5? Che ridere! Al numero 5 si staccherà l'ontello. Perfidio, razza di imbecille! Il numero 5 siamo noi! Ma professore, ma lei mi aveva detto di sabotare tutte le macchine dei concorrenti? Oh, e allora io...